con Rosanna Virgili, biblista, nostra amica, docente di esegesi presso l'Istituto Teologico Marchigiano. Grazie di essere con noi. Laura Rovetti, che come sempre ci aiuta nella lettura di queste sacre pagine. Allora, nel nostro percorso di oggi, il rapporto tra i genitori e i figli, parliamo di Giacobbe e dei suoi 12 figli, che sì, pochi non sono, soffermandoci su uno di loro, Giuseppe, in maniera sì, particolare, Giuseppe e Giuda. Chi è il Giacobbe? Chi è Giacobbe e in quale libro della Bibbia lo troviamo? Ah, lo troviamo nel libro di Genesi. Giacobbe è il nipote di Abramo e figlio di Isacco. Il suo nome è birichino, perché Giacobbe significa il gabbatore. È un po' imbroglione Giacobbe, perché insomma si è fatto vendere la primogenitura da suo fratello Esaù, e forse come è stato, avete fatto una riflessione, credo, sulla figura di Giacobbe nella puntata precedente, e poi si è fatto anche, approfittando della cecità di suo padre Isacco, si è fatto dare la sua benedizione, la sua unica benedizione. Giacobbe è questo, ha 13 figli, perché ha anche una figlia che non viene mai contata. Né... Ma guarda un po'. Vedi no, com'è? Però a onor del vero e davvero dobbiamo dire... 12 ma maschi. Nessuno, non si dice mai nella Bibbia, quindi non è perché... Si dice sempre i 12 figli, perché poi le 12 tribù sono quelle che fanno capo proprio a questi... figli maschi, le donne non avevano la fortuna poi di essere, diciamo, come dire, di dare il nome ad una tribù. Di essere così, non... importantemente non si dice considerate. Va bene. Allora, noi ascoltiamo con Laura Rovetti Genesi, capitolo 37, i versi che vanno dall'1 all'8. Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero, nella terra di Cana. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, moglie di suo padre. Ora, Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di loro. Giacobbe amava Giuseppe più di tutti i figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con le maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. Ora, Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono ancora di più. Disse dunque loro: «Ascoltate il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quando ecco il mio covone si alzò e restò dritto, e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al mio». Gli dissero i fratelli: «Vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi dominare?» Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Allora, questo brano ci racconta la trasparenza di questo Giuseppe. Certo, sì, se vai a raccontare i sogni e questi tipi di sogni a fratelli che già non ti amano, ma questo chiaramente è una considerazione fuori dalle considerazioni che dobbiamo fare. Sì. Che cosa vuol dire questa pagina in questa parte della storia? Ecco, questa pagina serve a spiegare quello che poi sarà un grande incidente o comunque un conflitto proprio tra Giuseppe e i suoi fratelli, che porterà Giuseppe come schiavo in Egitto, venduto come schiavo appunto. E ecco, la ragione del conflitto sta nell'odio. E l'odio, nell'odio dei suoi fratelli verso di lui, e l'odio dei fratelli nasce a causa, ahimè, dell'amore, di un amore speciale per questo figlio da parte del padre. Quindi il rapporto genitori-figli è molto forte, è molto complesso in questo testo. Innanzitutto c'è una cosa che vorrei sottolineare, come le cose gravi, tipo gli omicidi, tipo appunto, no, vendere un fratello, insomma la guerra stessa, nasca dall'odio. Il testo è forte da questo punto di vista, quindi non bisogna mai sottovalutare l'odio,
no? Anche oggi noi spesso diciamo un linguaggio di odio, non bisogna sottovalutare, no. Perché è da dentro che nascono tutte le cose. E quando tu odi tuo fratello puoi arrivare anche ad ucciderlo, purtroppo. La seconda ed ultima è questa. Un padre che ha tanti figli, lui aveva 4 donne da cui ha avuto i suoi 12 figli maschi e fa fatica a, come dire, il rapporto con ogni figlio è diverso da parte di un padre. Sono certa che Giacobbe amasse tutti i suoi figli, ma in un modo appunto, no, speciale. Amava Giacobbe perché gli era nato in vecchiaia e noi possiamo anche aggiungere perché era il primo figlio della moglie amata, che era Rachele, certo. E che era stata sterile a lungo. Insomma, c'è una storia anche nella vita dei genitori. C'è una gelosia biunivoca, nel senso, forse non mi esprimo bene, ma intendo dire, c'è una gelosia volontariamente anche ingenerata da parte dell'altro. Sì. E poi c'è invece quella gelosia per la quale tu non fai proprio nulla per crearla, sì. E che ti travolge da parte dei tuoi fratelli. Sì, lì ci vuole Da parte di Giuseppe, in fondo, lui non ha nessuna responsabilità. Essi lo odiano a causa dell'amore del padre, il fatto che avesse anche confezionato. Certo, una cosa bella è questa. Giuseppe è giovane, Giuseppe è 17enne, e insomma rivela i suoi sogni senza problemi. Potrebbe sembrare un po' anche presuntuoso, non so. Certo, ai fratelli poteva stare un po' antipatico anche. Poteva rimanere antipatico. È più trasparenza però ecco. quella di Giuseppe. E attenzione, le gelosie tra fratelli ricadono come un macigno sui genitori, ma sui genitori intendendo dire sul dolore che tutto questo può ingenerare e sicuramente ingenera nei genitori. Nel brano che andiamo a leggere, e che commentiamo subito, che ci commenta subito la nostra professoressa Rosanna Virgili, andiamo a conoscere la figura del fratello, di uno dei fratelli di Giuseppe, Giuda, che ci fa capire quanto sia importante per un padre che tra i fratelli regni armonia ed amore. Sentiamo la nostra Laura Rovetti, Genesi capitolo 44, i versi vanno dal 18 al 22 e poi dal 27 al 31. Allora Giuda gli si fece innanzi e disse: «Perdona, mio signore, sia permesso al tuo servo di far sentire una parola agli orecchi del mio signore. Non si accenda la tua ira contro il tuo servo, perché uno come te è pari al faraone. Il mio signore aveva interrogato i suoi servi: avete ancora un padre o un fratello? E noi avevamo risposto, il mio signore: abbiamo un padre vecchio e un figlio ancora giovane, nato in vecchiaia. Il fratello che aveva è morto ed egli è rimasto l'unico figlio di quella madre. Suo padre lo ama. Tu avevi detto ai tuoi servi: conducetelo qui da me, perché possa vederlo con i miei occhi. Noi avevamo risposto al mio signore: il giovinetto non può abbandonare suo padre. Se lascerà suo padre, questi ne morirà. Allora il tuo servo, mio padre, ci disse: voi sapete che 2 figli mi aveva procreato mia moglie. Uno partì da me e dissi: certo è stato sbranato. Da allora non l'ho più visto. Se ora mi porterete via anche questo e gli capitasse una disgrazia, voi fareste scendere con dolore la canizie mia negli inferi. Ora, se io arrivassi dal tuo servo, mio padre, e il giovinetto non fosse con noi, poiché la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro, non appena egli vedesse che il giovinetto non è con noi, morirebbe, e i tuoi servi avrebbero fatto scendere con dolore negli inferi la canizie del tuo servo, nostro padre. Grazie Laura Rovetti, grazie, perché questa oltretutto è una pagina complessa da spiegare, però su tutto c'è il grande valore della fraternità, sì. Il richiamo al valore della fraternità. Sì, sì. E quello che ancora mi colpisce molto è la responsabilità dei figli circa la fraternità rispetto proprio ai propri genitori. Non sempre oggi i figli sentono questa responsabilità, cioè la responsabilità del dolore
del padre o della madre, e non sempre la vedono soprattutto nella relazione con i loro fratelli. Cioè pensano che, non tutti naturalmente, che siano due cose staccate. Io voglio bene i miei genitori, ma magari non ho simpatia per mio fratello. Ma non sono legato a mio fratello, certo. Invece quel testo, no, di Giacobbe davvero ci dice quanto per un genitore vedere che due figli si odino fra loro è causa di un dolore immenso. Giacobbe non aveva ancora finito, si può dire, no, di piangere per suo figlio Giuseppe, e in questo brano appunto già si era sviluppata che cosa? La possibilità di perdere anche l'altro figlio della moglie amata, cioè Beniamino, che era il fratello di madre di Giuseppe. E in fondo Giuseppe li ha messi alla prova, questi fratelli, però la prova l'hanno vinta, l'hanno superata, perché Giuda, che aveva fatto vendere Giuseppe, non è più disposto adesso, dopo aver visto il dolore del padre, certo, per la perdita di un figlio, non è più disposto a vederlo soffrire di nuovo per la perdita di un altro figlio. Quindi possiamo dire che Giuda abbia imparato la fraternità perché si è misurato col dolore atroce di suo padre. Com'è moderna questa pagina, posso dirlo? Io direi tanto. Come sempre capita. Come quando... tutte le pagine bibliche. Davvero ci fa venire la pelle d'oca. Perché sì, i figli si accorgono forse da adulti di quanto la vita dei loro genitori sia legata alla loro. Perché in quel caso i genitori li amano tutti nello stesso modo. Tutti nello stesso modo. Possono essere 50, possono essere 3. È vedere, no, che due sorelle si amano, che due fratelli si amano, che tutti i figli si amano. Penso che per morire in pace, davvero, un genitore, un padre, una madre, ecco, chiedano solo questo, vogliatevi bene, diciamo, che i figli si... La bellezza di Rosanna Virgili, che nella lettura attenta delle pagine della Bibbia attualizza tutto. E tutto, quando abbiamo ascoltato, è immediatamente spendibile, lo dico tra virgolette, con grande rispetto, nella nostra vita di tutti i giorni. Grazie Rosanna Virgili, grazie. Grazie davvero, noi la salutiamo con un abbraccio, chiamando la nostra Laura Rovetti. Qui, prego signori, venite. Allora, l'ora solare termina, ma solo per ora, soltanto per adesso, perché c'è la recita della Coroncina alla Divina Misericordia, e poi domani alle ore 14 voi lasciate la finestra spalancata, perché l'ora solare arriva. Grazie a tutti, grazie a tutti voi, a domani, grazie. Grazie, grazie. Ma tu sei un angelo.